SOS Arezzo e anche TV. Buonasera, Beppe. Ciao, Marconi. Fabio. Bello che Campagna sei, ti vedo. Mi togli il cappello, va. Che bei capelli, eccoci qua. Allora, bianchi. Salutiamo il nostro. Possiamo salutarlo il nostro Luca? Sì, non lo salutiamo. Non vuole sapere, vuole rimanere nell'anonimato il nostro tecnico di ripresa, perché ritiene che frequentare due figuri come noi sia un po' meglio non farlo sapere. Ha fatto tombola quando ci ha conosciuto. Lui ha fatto tombola. Sì. Allora, vedi questa tangenziale? È quella che passa nei pressi della multisala, che poi siamo porta al di qua della multisala. Siamo sì. al di qua. Un posto dimenticato, si può dire, perché da Dio, veramente. Per arrivarci rovi, spini, però il tuo occhio da lince, guarda che occhio da passare di sopra. Sì, da lì sopra ha scovato questa bella discarica, come si suol dire, a cielo aperto e anche chiuso. Ma te hai bisogno di divano? No, un divano sinceramente no. Ce l'hai, eh? La lavatrice? Che bei cusci, una bella lavatrice. Hai bisogno di questa? No. Però c'è un water, se vuoi. Ah, water, un bidet. Guarda. C'è il water, il bidet. C'è anche il succedere per la macchina, altre volte sì. Ce l'hai scassata, no? È nuova, ormai no. Non hai bisogno. Potevi pensare di risparmiare qualcosa prendendolo qui. Ecco, nei pressi di questa casa in ristrutturazione e da anni, tra l'altro è tutto chiuso e anche tutto aperto, cioè tutto chiuso ma anche aperto, perché vedete che c'è un varco. Secondo me qui c'è qualche problematica, perché sono anni e anni e anni che è ristrutturazione questa casa, il cantiere è completamente fermo e quindi di conseguenza, o derivante dalla situazione di edilizia di ora oppure qualche altro problema, la casa è completamente ferma. E qui logicamente i vandali ne approfittano per buttano. Cioè, ma per venire qui devi essere veramente motivato, eh? Cioè uno come, per venire qui con un furgone, con qualcosa, buttare giù un divano, una lavatrice. Sicuramente qualcuno lo conosce la zona, no? Certo. Qua non li vede nessuno e possono scaricare quel che vogliono in tutta tranquillità. Il sottopassaggio della discarica. Guarda qua che roba. Qua l'hanno messo a coperto perché il legno, sennò si sciupa, capito? Invece qui. Ci piove. Esatto, si sciupa. Guarda che lavoro, guarda che lavoro, guarda che lavoro. Ma poi scusa, qui a due passi c'è. C'è la discarica, quella ufficiale. Dell'AISA, non capito. Dell'AISA, la discarica. Non è più l'AISA. Si deve fare questa cosa così veramente indecente. Poi messo qui sotto, chi lo vede? Sotto nessuno. Il sottopassaggio non si vede, nessuno. No? Nessuno. Di qua com'è la situazione? Qua è, siamo alla multisala. Qua è pulita, qua è pulita. Insomma, amici cari di SOS Arezzo TV, faremo segnalazione al comune di questa cosa. Sai che c'è il servizio che è tutto online, devi segnalare, ti danno un numero e vengono a ripulire. E vedete che qui siamo nel sottopassaggio della tangenziale che passa sopra qui, dove la multisala, si nasconde questa clamorosa, direi, discarica. Qui più che a cielo aperto, a sottopassaggio aperto. Sì. Infatti però sono stati veramente diligenti, perché hanno messo la merce non deteriorabile fuori all'aperto, la merce deteriorabile al coperto, quindi va bene. Ah, guarda qua, televisione. Che scoperta che hai fatto oggi, Ma a me non fa piacere come potrebbe sembrare, Lavandino. Non fa piacere per niente. Lavandino, c'è anche il surgelatore. Sì, il surgelatore, tutto, abbiamo un corredo completo. E un figurino di gelati, guarda, c'è tutto, non manca niente. Insomma, siamo veramente costernati, chissà da quanto tempo sono qui, nessuno si è accorto di niente. Era meglio per cosa è stata costruita. Sì. Cos'era questa? Non lo so. Ah, si vede che sei ragazzo. Questa è una conciumaia. Almeno qui c'era il concio, a qualcosa serviva. Invece adesso è diventato un posto di... Bene, ci vediamo domani. No, non è che è diventato, è tornato. È tornato. Ciao. Meglio quella però. Meglio quella di prima. Sì. Ciao.